ci è venuta a trovare Evi Arnesano. Ciao Evi. Ciao, ciao a tutti. Ci ritroviamo praticamente quasi dopo un anno, no? Sì, sempre qui a Faenza, Super Sound, quest'anno un festival dove si sente, come potete sentire, tanta musica live. Evi, raccontaci che cosa hai fatto in quest'anno, cosa stai facendo di nuovo? Un bel po' di cose. Se dobbiamo fare il riassunto delle puntate precedenti, perché l'altra volta ci siamo raccontati gli inizi, la vita, tutto quanto. No, passiamo a quello, che ho fatto. Vabbè, insomma, quest'anno è stato importante perché sono riuscita ad approdare in televisione anch'io. Lo sanno tutti ormai che sono stata a parlare con me da Serena Dandini, vabbè, l'ultima edizione, perché quest'anno non ci sarà, quantomeno non a Rai 3. E poi sono fresca da Rai 2 perché ieri sono stata insieme a Paolo Belli ai Fatti Vostri a presentare Deliziose Visioni, che è il mio brano che Paolo ha scelto per il suo album Giovani e Belli. Quando ci siamo incontrate l'anno scorso il progetto era in procinto di essere registrato. Il disco adesso c'è, una realtà, e quindi da un lato c'è la promozione con Paolo e dall'altro il mio lavoro. Sono fuori con un singolo che si chiama Ogni puntino tondo, che quest'estate è andato abbastanza bene. Io l'ho dato in download gratuito proprio dal vostro portale, no? Da Magazzini Sonori, e quindi sto lavorando al mio nuovo disco. Senti, e questa sera qua al Super Sound che cosa farai? Stasera mi riposo, domani canto, però domani sarò qui in Piazza del Popolo al pomeriggio alle 4:30 per un piccolo showcase, quindi non mancate, ma non lo saprete perché forse mi ascolterete dopo, no? Va bene, allora non sarete mancati. Grazie allora di essere stata con noi, e ti ascolteremo e aspettiamo i tuoi nuovi lavori. Naturalmente il prossimo disco, e poi c'è sempre il progetto dei racconti, non mi sono dimenticata. Certo. Ciao. Grazie, ciao a tutti.